Buongiorno a tutti, allora oggi è venerdì 1 luglio, scusate la mia voce che è un po' ancora addormentata in realtà. Ieri ho utilizzato l'oracolo del mistero per la prima volta, non so se caricherò quel video, non so se caricherò neanche il video di adesso, l'unica cosa che so è che è da ieri sera che penso al responso che ho avuto e rivedendo il video mi sono accorta che ero talmente scioccata, se vogliamo, dal responso delle carte da non riuscire, diciamo così, a proseguire a dovere. Quindi oggi voglio ritentare una seconda sessione. Sempre sullo stesso caso, ovvero il caso della bambina rapita nel 2004, Denise Pipitone, e vedere che cosa succede oggi. Io normalmente non richiedo mai alle carte lo stesso tipo di responso, però qui abbiamo un tipo di lavoro diverso che stiamo facendo, quindi con una seconda sessione c'è caso che magari le energie che guidano questo mazzo mi possano dare magari dei dettagli in più riguardo appunto la sparizione della bambina. Ovviamente io questo l'ho detto nell'altro video, lo dico anche oggi, io questi video li faccio con tutto il rispetto che posso avere per la bimba, per la famiglia, per la mamma soprattutto. Quindi sia chiaro che il mio intento è veramente, il mio intento sincero è veramente quello di capire cosa è successo alla bimba. Nel momento in cui io interrogo l'oracolo del mistero per decifrare, per svelare un mistero, lo faccio appunto per scoprire la verità e nient'altro. Ovviamente io non detengo nessuna verità assoluta tra le mie mani, nonostante io li faccia con tutta la serietà e il rispetto possibili, questi sono sempre video di intrattenimento, quindi insomma prendeteli con le dovute. Detto ciò, andiamo a vedere oggi cosa questo oracolo ci dice riguardo alla scomparsa di Denise Pipitone. Se è possibile, quello che io chiedo a questo mazzo è di aggiungere dei dettagli che ieri possono essermi sfuggiti. Abbiamo anche ovviamente un mazzo per chiarire le carte che usciranno e poi alla fine tirerò sempre fuori una carta dal mio mazzo con cui io parlo con i miei avi. Questa è la carta che è uscita ieri, se il video non l'avesse visto, se io non l'abbia caricato, insomma. Allora, quindi dettagli per favore sulla scomparsa di Denise Pipitone. Dettagli sulla scomparsa di Denise Pipitone. Fuoco. Dettagli sulla scomparsa di Denise Pipitone. Magazzino. Chi è stato? Chi ha preso la bambina? E perché? Chi ha preso la bambina? E perché? Moglie, marito. Attenzione. Perché? Perché la bimba è stata presa? No, tre sono troppe, ne vorrei una sola. Perché la bambina è stata presa? Perché la bambina è stata presa? Allora, questo tipo di video è nuovo anche per me, quindi anche io ho bisogno, appunto, sento che oggi sono decisamente più, diciamo, a mio agio nell'affrontare questo tipo di argomenti. Pensavo di esserlo anche ieri, altrimenti ovviamente non avrei fatto il video, ma poi, la mia reazione è stata sicuramente emotiva. Allora, abbiamo fuoco, magazzino, moglie, marito, hotel, killer.
Allora, il fuoco può, vabbè, la prima cosa ovviamente che mi viene in mente è che la persona può essere, la persona che ha preso la bambina può essere un segno di fuoco, ma in questo caso quello che mi viene è che in realtà la situazione fosse proprio scottante, cioè una situazione di fuoco, cioè la bambina è stata presa perché c'era un qualcosa che prudeva sotto, ok? Quindi c'era l'urgenza di chiarire un qualcosa, di scoprire, svelare qualcosa, c'era bisogno di un confronto, c'era bisogno di capire perché a questa gente gli ribollesse il sangue, insomma. La bambina potrebbe, abbiamo due luoghi che sono usciti, magazzino e hotel. Quindi la bambina, quello che mi viene in mente è che chiunque l'abbia presa, e qui abbiamo moglie e marito, quindi qualcuno di correlato con la famiglia della bambina, secondo me la bimba è stata, ieri mi usciva fuori, se avete visto il video di ieri, che la bambina è stata trasportata lontano, era uscita la strada, poi erano uscite le montagne. E questo mi suggeriva appunto che la bambina fosse stata portata lontano comunque da quello che era il suo luogo di origine, insomma. E qui abbiamo addirittura appunto due spazi diversi, uno è un magazzino, uno è un hotel. Chiunque l'abbia presa all'inizio aveva un'idea e poi ha cambiato idea e quindi questa bimba è stata un po' sballottata di qua e di là per poi trovare un epilogo, secondo me, non propriamente felice. Ieri addirittura è uscita appunto la carta della morte subito all'inizio, quindi anche oggi è uscito il killer, quindi però è uscita per ultima, quindi la cosa che mi viene è che c'è stata un'urgenza di prendere la bambina per chiarire una qualche situazione scottante, la bambina è stata portata di qua e di là da qualcuno che in realtà faceva parte della famiglia della bambina, o comunque era coinvolto con la famiglia d'origine della bambina, fino poi appunto a essere portata da qualcuno che sicuramente non ha avuto buone intenzioni nei confronti della piccola, purtroppo. Voglio andare a chiarificare, a vedere un po' invece questo mazzo cosa ci dice. Quindi per cortesia dettagli sulla scomparsa di Denise Pipitone. Dettagli sulla scomparsa di Denise Pipitone. Dettagli sulla scomparsa di Denise Pipitone. Desiderio di chiarire. Qua c'è uno slancio emotivo, un desiderio di chiarire appunto qualcosa che che emotivamente non andava bene con chi ha preso la bambina. Quindi c'è questo tipo di energia e ancora una volta il desiderio, il fuoco, il fuoco del capire perché questa bimba fosse così correlata con un certo tipo di situazione. Quindi qua c'è lo slancio che ha fatto prendere la bimba, sicuramente è stato questo. Ruota di fortuna, il destino. Destino qui c'è un cambio nei confronti appunto del rapitore. All'inizio c'è stato appunto uno slancio, se vogliamo, forse più impulsivo, dettato. In realtà non lo definirei impulsivo perché poi è stata, secondo me, premeditata la cosa, però diciamo l'energia che ha dettato il rapimento è stata un'energia appunto di un'energia dettata dall'emotività. Invece poi c'è stato un cambio. C'è stata una elaborazione, secondo me, del rapimento di questa bambina. Quindi chi l'ha rapita ha iniziato a pensare, ok, va bene, che cosa si fa, che cosa non si fa. Insomma, questo è amore.
più di coppe. E questa persona in realtà, paradossalmente, ha fatto questa cosa per amore di qualcun altro. Quindi potrebbe essere una gelosia che è uscita fuori. Quindi nella sua testa questa persona o queste persone che hanno fatto questa cosa, perché qui ricordiamoci comunque ne sono uscite due di persone, in realtà per una questione di amore, che poi non è amore, ma amore per come lo intendono loro, per come lo intendono loro. Il giudizio. E niente, poi a un certo punto secondo me tutti i nodi vengono al pettine, quindi questa bambina l'hanno trasportata di qua e di là, però poi hanno deciso a un certo momento che cosa farne e infatti poi abbiamo l'epilogo. Niente, anche qua abbiamo una persona, principe di pentacoli. Principe di pentacoli, che è una persona che poi ha deciso lui, secondo me. Cioè, chi l'ha presa, chi l'ha rapita, a un certo punto ha detto va bene, non o non abbiamo raggiunto il nostro scopo, o non ci interessa più raggiungerlo, o il danno che abbiamo fatto è comunque troppo grosso. Bonus, diamo a qualcun altro. Diamo a qualcun altro la bimba, e questa è la persona a cui è stata data la bimba. Una persona molto risoluta, molto decisa, forse non è stata neanche, cioè nel senso, mi viene una persona molto senza mezzi termini, senza grosse, cioè per esempio qui io vedo dei dubbi, delle cose, oddio, cosa facciamo, cosa. C'è questa energia, qui no, qui questa persona ha agito probabilmente anche a sangue freddo, non lo so, però mi viene questo tipo di sensazione. Questa persona ancora una volta potrebbe essere correlata con la famiglia di origine, attenzione, potrebbe essere correlata con chi ha preso, però è una terza persona, cioè un'altra persona, non è la stessa che ha preso la bambina. Niente, qua in realtà c'è poco da dire, mi sembra un percorso piuttosto chiaro. C'è stato un desiderio, una miccia che è esplosa in qualche modo, che appunto è stato il rapimento, dell'azione del rapire la bambina, e questa bambina è andata proprio incontro a destino e risoluzione. Non lo so, io spero sempre che nel viaggio che questa bimba ha fatto, qua c'è un viaggio lungo e usciva anche ieri, io spero sempre che questa bimba nel viaggio che ha fatto abbia cambiato identità e si sia, cioè io spero sempre che si sia in qualche modo salvata. Ovviamente questo è un mio desiderio personale. Certo è che sia le carte che sono uscite ieri, sia questo epilogo che è uscito oggi, cioè, oggi abbiamo proprio il dettaglio, secondo me, del viaggio che questa bimba ha fatto. E quindi io non so, potrebbe essere anche un killer di identità, qualcuno che ha ucciso la sua identità. E quindi io spero sempre che la bimba sia salva con un'altra identità. Ma chiaro che la Denise che era conosciuta all'epoca non esiste più. Che dire, mi sembra tutto più. Oggi, per esempio, la stesa di oggi mi sembra decisamente chiara, ripeto, non ci sono particolari. Per esempio, ieri mi è uscita la carta culto religioso, io lì ancora mi chiedo perché culto religioso significa veramente un qualcosa di più grande. E non riesco a capire se qualcosa di più grande è qualcosa che chi ha preso la bimba non è riuscito a gestire, o se effettivamente si sono poi rivolti a un'associazione che riuscisse a gestire la situazione meglio di loro. Epilogo positivo o negativo, ma che comunque, perché qui abbiamo una persona che è veramente risoluta, qui è una persona che non ha dubbi, che non ha. Abbiamo
Abbiamo una figura di corte che non ha veramente problemi in niente, cioè questo è quello che mi viene. Quindi probabilmente si riferiva proprio a questo tipo di organizzazione, a questo tipo comunque di modo di affrontare le cose. Vediamo l'ultima carta che esce qui oggi, quindi per cortesia. Oggi, adesso, in questo momento, dov'è Denise? Dov'è Denise? Potete dirmi per favore dov'è? Spirit of Water. Allora, ancora una volta una carta in realtà che emozionalmente mi dice che Denise sta bene, quindi che sia viva o che sia non viva, mi dice che emozionalmente va tutto bene, è in un posto comunque bello, in un posto dove comunque le sue emozioni sono libere, libere di essere. Non so se verrà ritrovata tanto in fretta. Ieri veniva fuori che la conoscenza, cioè la conoscenza dei fatti, sarebbe venuta fuori in qualche modo, se non è già venuta fuori. Qui mi viene da dire che la spuma del mare va e viene e che quindi non so. Spirit of Water. Questa è una carta emozionale, una carta di benessere emozionale, quindi sono sicura che lei perlomeno sta bene. Dove sia, chissà. Io spero vivamente che un giorno potremo saperlo, che un giorno ci verrà dato di sapere che cosa è successo a questa bimba, che oggi non sarebbe più una bimba, insomma. Va bene, grazie per essere stati qua con me. Io oggi avevo bisogno di fare questo video, di fare questa chiarificazione. Spero che anche per voi sia stato lo stesso. È diciamo, un modo nuovo, se vogliamo, di affrontare le stese. Però io mi è stato dato di creare questo mazzo, questo oracolo del mistero, e io quindi mi sento di proseguire con questo tipo di stesa. Ovviamente ci saranno anche tutte le altre, non vi preoccupate. Io vi ringrazio per essere stati qua con me, vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!